Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel. Oggi abbiamo contattato due dei quattro rappresentanti d'istituto, dell'Istituto Alfonso Gatto di Agropoli, per la manifestazione che si terrà domani, venerdì 22 gennaio, e che riguarda ovviamente la scuola. Iniziamo subito con Mario Totoli, che ci spiega l'iniziativa alla quale, insomma, hanno aderito diversi istituti del nostro territorio. Ricordo l'Istituto Gatto, ma anche Capaccio Pestum, Vallo della Lucania, Sapri. Allora Mario, spiegaci il perché di questa scelta e poi come si svilupperà, insomma, la mattinata a Salerno. Innanzitutto salve a tutti e grazie mille appunto per la possibilità di questa maggiore considerazione e copertura mediatica che è stata data appunto a noi studenti e a noi giovani. Allora, niente, semplicemente domani il 22 gennaio del 2021 più di 30 istituti hanno aderito a questo sciopero, il quale appunto ci sarà questo incontro davanti alla provincia di Salerno e vi saranno due rappresentanti all'incirca per ogni istituto, i quali andranno appunto a scioperare davanti alla provincia con un documento ufficiale, un elaborato, che è stato appunto composto di comune accordo con l'aiuto e l'ausilio di tutti quanti appunto i rappresentanti dell'istituto e delle scuole che hanno aderito, dove vi sono appunto le richieste, ma più che richieste, esigenze che noi studenti di una comunità studentesca solidale e unita abbiamo bisogno e che quindi richiediamo. Vorremmo in particolare specificare che questo è un malcontento non vissuto soltanto da noi studenti, bensì anche dai docenti, dal personale scolastico e in particolare anche dai dirigenti dei nostri istituti, poiché appunto quando verranno spiegati in maniera più dettagliata e specifica le varie problematiche e le varie ingiustizie, se così possiamo dire, che sono state e vorrebbero essere applicate a noi studenti, questo tocca anche il personale scolastico, i docenti e appunto quindi anche la preside. E speriamo appunto di avere un riscontro e vogliamo essere finalmente sentiti. Questo è il motivo per cui noi adesso rivendichiamo lo sciopero come uno strumento politico, appunto per ringraziamo ulteriormente un'altra volta questa copertura mediatica che noi stiamo ricevendo grazie ai giornali e grazie alle TV locali per far sentire la nostra voce, però questa volta veramente vogliamo essere veramente ascoltati, vogliamo essere presi in considerazione. Non è accettabile che siano state prese delle decisioni senza interpellare delle persone che vivono la realtà scolastica, la quotidianità scolastica, non sono state appunto interpellate, non è stato chiesto un loro consiglio. Quindi noi ci ritroveremo domani davanti alla provincia di Salerno appunto per esporre le nostre richieste, le nostre esigenze, sperando di avere un riscontro nel concreto, appunto di poter avere un dialogo costruttivo con le autorità competenti. Adesso, come poi vi spiegherà il mio, se così possiamo chiamarlo, collega, credo andrà appunto un po' più nello specifico spiegando quelle che saranno le nostre richieste. E infatti circa 20.000 studenti si asterranno dalla DAD, dalla didattica a distanza, proprio per presenziare a questa manifestazione. Ma nel dettaglio, Mario Malangone, voi mirate ad un confronto con il prefetto di Salerno per chiedere cosa? Certo, sì, salve. Prima cosa, salve a tutti, sono Mario Malangone, uno dei quattro rappresentanti del nostro istituto. Noi miriamo a un confronto costruttivo, assolutamente noi non stiamo cercando un dibattito distruttivo. Noi cerchiamo, chiediamo, sono delle proposte nostre, noi non stiamo imponendo nulla, noi abbiamo dei diritti. I diritti che purtroppo vengono spesso, come dire, dimenticati, specialmente con questa pandemia siamo stati praticamente trattati come se fossimo l'ultimo ruota del carro, di questo grande carro che è l'Italia. Allora noi dobbiamo cercare di collaborare, dobbiamo cercare un impatto che sia proficuo da entrambi i sensi, per gli insegnanti e per gli alunni, ovviamente anche per tutte le istituzioni politiche che girano intorno al corpo docenti, alla comunità scolastica. Allora quello che noi chiediamo semplicemente è un occhio di riguardo, perché noi purtroppo siamo, come dire, con questo periodo della pandemia siamo stati praticamente dimenticati. Sappiamo benissimo che arriveranno dei fondi, su questo noi abbiamo dubbi, se andiamo a parlare di questi fondi che devono arrivare allo Stato,
da tempo ormai, ma una parte di questi fondi, almeno una piccola parte, potrebbe essere dedicata a noi, perché è inutile continuare a parlare di implementare le norme, come dire, di implementare tutti gli attrezzi anti-Covid che devono essere presenti all'interno della scuola per quanto riguarda i termoscanner, per quanto riguarda le mascherine dispenser. Noi non abbiamo nessuna difficoltà, per cui, dato che siamo, tra virgolette, a posto per quanto riguarda questa fase, questa parte, potremmo utilizzare i fondi che arrivano adesso non per comprare i banco le rotelle, ma per cercare di aggiustare, di mettere in ordine quelle situazioni che sono incontrollabili. Ad esempio, possiamo, prima di parlare del nostro liceo, prendere come spunto il liceo Regina Margherita di Salerno, il quale ha addirittura il soffitto che crolla. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Veramente sono cose impensabili, non riuscirebbe nemmeno a entrare al 50% con questa nuova proposta della didattica digitale integrata, un 50% a casa, un 50% a scuola, davvero impensabile. Purtroppo noi, per quanto riguarda la sede del classico, abbiamo problemi altrettanto gravi, abbiamo delle difficoltà nel trovare i fondi per costruire una scala antincendio, quindi parliamo proprio di difficoltà per quanto riguarda l'evacuazione in caso di pericolo. Teoricamente quella scuola non dovrebbe essere agibile, perché noi abbiamo addirittura le grate arrugginite, taglienti, che sono messe al di fuori degli infissi. Praticamente sono completamente antipanico. Come può un ragazzo in una classe che è situata al piano terra uscire in caso di un incendio? Ma parliamo anche delle porte in legno. Ovviamente si sa di quel vintage del classico, ma fino a un certo punto le porte antipanico dovrebbero essere installate, non le porte di legno, che addirittura sono facilmente scardinabili da un ragazzo della mia età. Quindi davvero ci sono delle situazioni che ti lasciano un attimino sbalordito, che vogliamo approfittare di questo momento, di questo periodo, per parlarne. Ovviamente questo riguarda il classico, ma non dimentichiamo la sede scientifica. Noi sono circa 10 anni che lottiamo, ovviamente non io in prima persona, perché questo è il primo anno che io faccio rappresentante di istituto, questa carica, questa nomina davvero importante, però tutti i rappresentanti prima di me hanno combattuto e hanno lottato per i riscaldamenti, perché puntualmente il nostro prefetto ritarda con l'accensione, non rispetta la normativa, e noi ci troviamo sempre una scuola fredda, tant'è vero che le abbiamo definite le classi glu, dove praticamente noi siamo costretti a stare con le coperte, perché con un impianto a battiscopa di riscaldamento è davvero difficile cercare di portare la temperatura a 18 gradi con solamente poche ore di accensione. Per cui noi abbiamo anche dei progetti in cui è prevista la sostituzione, è un progetto da circa 40.000 euro in cui è prevista la sostituzione di questo impianto a battiscopa con i fan coil, ma non può essere attuato perché purtroppo non abbiamo i fondi. Quindi vorremmo approfittare di tutto questo che sta per arrivare alla regione per cercare di rendere vivibili situazioni che fino ad oggi sono state invivibili. Cerchiamo di dare una svolta. Il nostro slogan è a scuola sì, ma non così. Dobbiamo cercare, vogliamo lasciare un segno, un'impronta in questo periodo. Facciamoci sentire, lo sciopero è la migliore arma. Lo sciopero è la nostra arma. Purtroppo noi ci possiamo servire solamente di questo, per cui ricordiamo fin dei sindacati, i primi scioperi, la CISL, la FIM, noi dobbiamo utilizzare questo. Possiamo definirci degli operai, dobbiamo utilizzare lo sciopero per far valere i nostri diritti. Diciamo che in un contesto di emergenza sanitaria c'è stato bisogno della didattica a distanza, ma in questo contesto è bene, insomma, che, vista che c'è questa possibilità, di parlare anche delle tante altre problematiche legate agli istituti scolastici della provincia di Salerno. E quale migliore occasione, ecco, domani mattina per parlarne con il prefetto di Salerno. Per quanto riguarda invece, ritornando alla didattica a distanza, siete stanchi della didattica a distanza, lo mostrate insomma anche in questa intervista, volete tornare in presenza ma con tutte le dovute misure di sicurezza, e dunque quanto però avete paura di ritornare in presenza, visto e considerato che non ci sono tutti i presupposti e non abbiamo ancora avuto il via libera, insomma, dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questo non ce lo dimentichiamo, perché dobbiamo attendere ancora dei giorni per capire qual è la curva dei contagi per poter riaprire anche al secondo ciclo di istruzione. Non ci sentiamo al sicuro, perciò stiamo scioperando, perché non possiamo tornare in una situazione del genere.
Ovviamente noi non stiamo considerando il nostro coinvolgimento emotivo psicologico, perché noi siamo turbati. Ovviamente noi ci troviamo in un periodo molto, molto difficile. Vogliamo tornare, vogliamo cercare di riavere quell'armonia, di rincontrarci, di vederci la mattina nel lato e di scambiare due chiacchiere, però non possiamo farlo in completa sicurezza. E noi prendiamo atto di questa cosa. Allora, con un esame di coscienza, vogliamo rimanere in DAD, perché riteniamo che la DAD sia lo strumento emergenziale migliore. Qualora ci fossero le prerogative per ritornare nei nostri studi fisicamente, allora noi certamente che torneremo, però prima dobbiamo aggiustare queste piccole situazioni. Senza provvedere a tali situazioni, noi non torneremo. Mario Totoli, allora anche da parte tua una considerazione. Ecco, Mario Malangone precisava che se non ci saranno, insomma, le condizioni proposte al prefetto e quindi attuate negli istituti scolastici, non si tornerà in presenza. Assolutamente, noi torneremo quando ci saranno le condizioni per tornare, quando saremo in sicurezza, perché, come ha detto appunto il mio collega, la paura c'è. Sarebbe inutile negarlo, è ovvio che abbiamo paura di contagiarci, però sicuramente la didattica a distanza è stato lo strumento e l'opzione migliore considerato il periodo, considerata la pandemia, però purché è funzionale, però ciò non significa che debba essere definitivo, si deve comunque, noi vogliamo che le autorità competenti muovano appunto per farci tornare a scuola, però in condizioni ottimali ed agibili. Se ci verrà detto di ritornare da un giorno all'altro, però avendo appunto dei problemi col freddo, con i trasporti, con gli orari assurdi e anche di sicurezza proprio in generale, è ovvio che noi continueremo questo sciopero. Noi appunto dopo 10 anni in questo particolare caso appunto per il freddo siamo stanchi, vogliamo fare per una volta uno sciopero che abbia un impatto, un riscontro nel concreto, quindi noi le nostre sono delle richieste, vogliamo appunto, abbiamo delle esigenze, capiamo che sicuramente è un periodo complicato per tutti, ci sono sicuramente altri problemi appunto come la sanità, però sembra che la scuola sia stata quasi dimenticata, siamo appunto in DAD ma dimenticati a distanza, questo acronimo potrebbe anche essere diciamo sfruttato così, vogliamo appunto che si lavori, che si mobilitano le cose per far sì che noi possiamo ritornare, però in condizioni ottimali ed agibilità. Se queste condizioni non dovessero esserci ci verrà detto da un giorno all'altro, senza un preavviso, di dover tornare in presenza, avendo sempre gli stessi problemi e non avendo appunto delle soluzioni, noi continueremo assolutamente il nostro sciopero. E ci fa molto piacere appunto avere anche l'appoggio di una comunità studentesca unita. Speriamo appunto che questa nostra unione possa fare la forza, ed è anche molto bello per noi studenti avere l'appoggio anche dai docenti, dal personale scolastico e appunto dalla dirigente, perché questo è un malcontento vissuto da tutti, quindi sarebbe un pericolo per tutti. Non dimentichiamoci poi che noi studenti siamo comunque giovani, quelli che sarebbero più a rischio poi dopo un potenziale ed eventuale contagio sono appunto i docenti, la cui età media diciamo è abbastanza alta, non è sicuramente un problema per noi studenti, quindi speriamo di avere veramente, di ottenere qualcosa. Perfetto ragazzi, io vi ringrazio del vostro intervento sulla nostra emittente e ci aggiorneremo domani mattina, speriamo live, sempre con il programma Zoom, così possiamo mostrare in diretta le immagini dello sciopero a Salerno con voi che insomma commenterete, ecco, la mattinata. Vi ringrazio ancora e in bocca al lupo e speriamo che tutto possa risolversi, le vostre richieste siano ascoltate ma ancor di più esaudite. Esatto. Grazie.